Antonio? Antonio? Antonio! Ma dove ti t'ha cacciato il mio intendente? Antonio! Eccellenza, eccomi, a vostra completa disposizione. Tanto cielo! Non mi avete fatto sapere più niente. E domani mattina ti parte per Copenaghen e non so neanche se il personale è al completo. Andiamo. Tutto o quasi, signor Conte. Voi sapete che io come intendente, modestamente, sono un piccolo genio. Per quanto debbo dirlo, e da quando Sua Eccellenza è stata nominata ambasciatore in Danimarca, in questa casa tutti si sono montati, per così dire, la testa. Pensate, perfino l'Assunta, la vecchia governante, vuole essere fatta dama d'onore. Anche la vecchia Assunta? Precisamente Assunta. A questa ti che è bella. Che ritata. E non solo, ma ho ricevuto un numero ragguardevole di lettere di raccomandazione per la scelta degli impiegati. Ah, sì? Sì, guardate, queste qui sono arrivate solamente questa mattina. Comunque, tutto è a posto. Mancano soltanto il cuoco e il segretario. Oh, capita! Il cuoco è importante e anche il segretario. Sì, sì, ma provvederò oggi stesso, eccellenza. Mi raccomando, Antonio, fate le cose a modo, eh? Fate preparare tutto e poi dite al cocchiere di preparare i cavalli e carrozze per domani. Domattina si parte alle tei. Alle sei in punto? Beh, dalle tei alle tette, mi raccomando, eh? Mi raccomando. Intesa, eccellenza, d'accordo. Signor Antonio, che il conte di Savecour chiede di parlare con Sua Eccellenza. Dite che egli è occupatissimo, ma ci sono io, l'intendente lo riceverò. Anzi, Gianni, fate una cosa, gettate il visconte nella pattumiera e... cosa dico? Gettate queste lettere nella pattumiera e fate passare il signor visconte. Ma insomma... da quando in qua il visconte di Savecour deve fare anticamera? Eccellenza, domando infinitissime scuse. Dite al conte di Saint-Fer che il suo vecchio amico Savecour desidera parlargli. Mi intendete? Sono intendente. Quando parte per la Danimarca? Domattina alle 6. Gli equipaggi di Sua Eccellenza e Madamigella Elisa sono già pronti. Ah, sua figlia l'accompagna? Questo mi convince dei miei sospetti. Ah, nel pomeriggio verrà qui un giovanotto simpatico, di buone maniere, gentile, per avere il posto di segretario e accompagnare Sua Eccellenza nel suo viaggio. Ho capito, ci siamo. Siamo alle raccomandazioni. Ah, ho inteso, visconte. Ne c'è il vostro altissimo interessamento, io debbo assumerlo. No. Non avete capito niente, non dovete assumerlo, ci mancherebbe altro. Ho inteso, una raccomandazione al contrario. Ma del resto parlerò io stesso con Sua Eccellenza. A che ora fa colazione? Di solito a mezzogiorno. Fra un'ora allora. Sì. Allora fate preparare un coperto anche per me. Spero che la colazione sarà gustosa e sostanziosa. Io sono di ottimo appetito, mio caro. Metterò un coperto a due piazze, visconte. Ecco, bravo. Avete un buon cuoco, certamente. Sì. No, è ancora vacante il posto, devo assumerlo. Pensi, non ho ancora trovato una persona degna della tavola di Sua Eccellenza. Male. Un ambasciatore deve avere un buon cuoco. Ci vorrebbe quel birbante di soufflé che l'ho licenziato in momento di rabbia. Beh, non pensate al fuoco, ci penserò io. Allora dite al vostro padrone che sono venuto e che tornerò fra un'ora. Sarà fatto, visconte, sarà fatto. Ecco, e anche il cuoco mi viene rifilato d'autorità. E pensare che volevo sceglierlo io. Pazienza, vuol dire che sceglierò il segretario. Antonio! Padroncina, eccomi qui, tutto qui ai vostri comandi. Si è presentato qualcuno stamane per il posto di segretario? No, madamigella, no. Ecco, Antonio, mi è stato molto raccomandato un giovane che dovrebbe presentarsi quest'oggi. Ci siamo, altre raccomandazioni? Un giovine, sarebbe forse conosciuto dal signor visconte di Savecour? Lo credo bene, suo figlio. Sì, credo che lo conosca. Credo? Allora, male, sono disperato, avvilito. Mi strapperei i capelli dal dolore perché ho avuto ordine tassativamente di non impiegarlo. Guardatevene bene. È un giovane affabile, gentile, di maniere meravigliose. Sarà un segretario perfetto, nonostante abbia solo 22 anni. 22 anni? Cioè no, ne ha 30. 30? No, 35. 35? Sì. Sì, ho capito, un'età piuttosto elastica, è vero? Madamigella lo conosce? Mi hanno parlato molto vantaggiosamente di lui. Assumendolo, oltre a rendere un grande servizio a mio padre, ve ne sarei personalmente grata. Vedete, madamigella, io sono fra l'incudine e il martello. Come si chiama questo giovine? Si chiama Alfonso. Si chiama? Oh, Alfonso non mi ha detto sotto quale nome si presenterà.
Il nome non me lo ricordo. Non se lo ricordo? Allora, la cosa è un po' difficilina, madamigella, Signor Antonio, ho letto in un libro che quando qualcuno eseguisce bene una commissione è necessario dargli un segno per memoria. Volete volgere il capo? Sì, madamigella. Volete porgere la mano? Sì, madamigella. Mi raccomando, assumete quel giovane con molto riguardo e circospezione. Sì, madamigella. Ve ne sarò gratissima. Grazie, madamigella. Se tutti i libri fossero come questi, io vorrei alloggiare in biblioteca. Mi dispiace, caro conte di Savecour, ma devo contraddirvi. Voglio troppo bene alla padroncina per disubbidirla. Ma chi sarà mai questo segretario che ha tante raccomandazioni e contro-raccomandazioni? Signor Antonio, che c'è? Sua eccellenza vi vuole. Ah, sì, vado immediatamente. Il segretario piuttosto. Gianni, sentite, fra poco verrà un signore in cerca di me. Fatelo passare, ditele che mi aspetti e avvisatemi immediatamente. Sì, signore. Intesi. Venite avanti. E attendete qui. Avete visto un uomo piccolino vestito a quadretto con la bombetta in testa? No. Mi sono perso. Penso che fareste bene a togliervi il cappello. Me lo levo? Non è per me, si capisce. Io non sono che un'umile ancella. Allora me lo metto, scusate. Zaf, a lei. Cosa siete voi? Un'ancella. Oh, che bello, un'ancella. C'era un mio amico toscano che parlava di voi. Di me? Si diceva sempre, non sempre il tempo, la beltà ancella. Mi ricordo, io non mi ricordo più. L'ancella sarebbe che cosa? Una fantesca? Beh, sì. Insomma, una serva. Beh, la cameriera, insomma. Beh, sì, così. Una sguattera. Sì. No, dico, insomma, siamo colleghi, se sarò assunto qua ci faremo compagnia, no? Vedremo. Come vi chiamate? Leone. Leone, strano, il nome di una tigre. Dite un po', e quanti anni avete? 18. 18? Che belli, 18. Li ho avuti anch'io. Sono durato un anno, sono andati via, non le ho più viste, che roba, vero? Che roba da nonna. Vado ad avvertire il signor Gianni. Sì, andate ad avvertire. Quello mi ha fatto una risata in faccia, Quello mi ha fatto... Sarà per il vestito. Beh, oh, non mi sta mica male. Questo è un vestito che l'ho comprato bello confezionato. Sì, perché in Francia i vestiti bisogna comprarli confezionati perché non sanno mica a farli su misura. Una volta me ne sono fatto fare una su misura, non vi dico. Oh, appena me l'ha messo addosso il sarto, io gli ho subito detto, ma guardi, sarto, che c'è tutta la giacca che pende da una parte. Quello fa come no, voi tirate su un momentino così la giacca, appoggiate lì la mano, sta a posto. Dico, va bene, ma anche la manica è un po' lunga. E fa, niente, guarda, voi tirate sulla manica, tanto dovete tenere sulla giacca, l'appoggiate lì, beh, a posto. Dico, vabbè, ma dico, ma il collo? C'ho il collo che è giù proprio al fondo della schiena. E voi rivoltate il collo un po' indietro così, camminate così. Sì, faccio io. Tutto questo è bello, dico, ma i pantaloni mi cascano sulle gambe davanti. Dico, niente, guardi, lei faccia così. Tira sul sinistro, tira sul destro. Stringe le ginocchia, questo lo appoggia qui. Uè, andavo in giro così, per la strada. No, è bello che ho incontrato uno che mi guarda. Incontro uno che mi guarda e mi fa, scusi, dica, mi vuol dire l'indirizzo del suo sarto? Io dico, ma perché? No, perché per vestire uno malfatto come lei bisogna che sia bravo, io bisogna che lo trovi. Uno così me lo fai a fare così. Eccolo. Oh, per là, è arrivato il generale Managgia La Rocca, buonasera. È il padrone lei? No, io sono il signor Gianni, il capo della servitù. Porca, avevo visto tutti quei galloni lì, ha detto, questo scommetto che è il signor Ambasciamella, dicevo, chissà. Evidentemente il signore è la persona che l'intendente attende. Che attendente? Che attende l'intendente. Ha mangiato i carciofi, lei, così. No, perché? No, parla di intendente. Sembra che mastichi la carta vetrata, no? mica va a pasteggiare nelle vetrerie delle volte. Posso sapere il vostro nome? Sì, signore, io mi chiamo Soufflé. Soufflé. Sono un cuoco piemontese di prima categoria. Un cuoco? Sì, signore. Un cuoco? Sì. Un cuoco che si prende queste confidenze e sta dinanzi a me col cappello sulla testa. Allora me lo levo? Lo dico, non penserete mica che io sia un vostro pari, vero? Ma io no, perché lei è dispari, non lo so, scusi, io lo dico così per... Come innanzi a me a capo coperto? Io che sono il capo di tutta la servitù. Momento, uè, signor Servidorame. Se io sarò assunto qui d'oro fare da cucina anche per voi? Certo. Ecco, allora vi dirò che...
nell'ultima casa dove io lavoravo, quella del Visconte di Savercourt, là, c'era il maggiordomo che mi era antipatico. Con ciò? Gli mettevo sempre le formiche nella minestra. Oh. E voi mi siete antipatico. Andiamo, amico mio, per carità. Io volevo solamente scherzare. Ecco, allora me lo tengo. Ecco l'intendente. Allora me lo levo. Signor Antonio, la persona che voi aspettavate. Giardino? Che c'è? Che è successo? Che fa la foto con me? Un momento, lasciatevi. Guarda l'orizzonte, Gine? Sì, signore. Gine. Tutto quello che c'è qui, sa, non ce n'è di più. Bisogna aver pazienza. Sono tempi duri. Lui crede che uno abbia... Vedo. Ditemi, come vi chiamate? Soufflé, signore. Soufflé? Sì, come soffiato. Ah! Ecco. E siete venuto qui per l'impiego, vero? Sì, signore. Ah, ecco. E dove eravate impiegato prima? Io veramente vengo dalla casa del Visconti di Savercourt. Ecco. Ho visto questa mattina il signor Visconte e mi ha parlato di voi. Ah, sì? Ha detto male, eh? Ebbene, non di sicuro. Lo sapevo. Non solo, ma vi tiene come il fumo negli occhi, sapete? Ma è per via del fumo che mi ha licenziato, eh? Mi ha sorpreso che stavo fumando un sigaro, allora. Vabbè, ma non è un gran delitto, puoi fumare un sigaro. Anch'io fumo. Ma di chi sono i sigari che fumate voi? Oh, bella, miei? Ecco, io invece fumavo i suoi. Ecco! Giù le mani, cosa fate? Ad ogni modo, il signor Visconte sapeva della vostra venuta qui oggi, poiché mi ha vietato di impiegarvi. Ah, sì? Già, e siccome è molto amico del padrone, voi capite? Ho capito, pazienza, me lo metto, arrivederci. No! Ma fortunatamente, madamigella Elisa, figlia di sua eccellenza, no? Ha interceduto per voi. Madamigella Elisa? Sì. Io non la conosco. Forse magari... Ah, forse veniva delle volte a pranzo in casa del Visconte, ma avrà visto là. Pensate, ella in persona vi ha tanto e tanto raccomandato che io non posso fare a meno di assumervi. Consideratevi da questo momento parte integrante di questa nobile casa. Grazie, signore, grazie. Dunque, voi lavorerete qui, sì, allora, lavorerò qui? Sì. Come qui? Dov'è il fuoco? C'è il fuoco qui, Il fuoco? Il fuoco? Sì. Ma cosa avete paura, d'aver freddo? Forse? No, ma perché sennò... Io se... Come fate? Dunque... Il vostro onorario sarà di 5.000 franchi. 5.000 franchi al mese? No, me lo vado. Ma come 5.000 franchi al mese? Non vi pare che sia abbastanza? 5.000 franchi al mese? Avevo capito l'anno. Avevo capito l'anno. Al mese. Allora ci sto. Ci sta? Con 5.000 al mese io faccio anche la danza di 7 vele tutte le mattine davanti alla sua eccellenza. Briccone vi conviene, Sì, capito. Oh, dunque voi pranzerete a tavola con sua eccellenza? No, è quello perché? Perché? No, perché se poi... a pranzo. Se poi il mangiare non gli piace, quello fa più presto sbattermelo in faccia. No, infine sarete mantenuto e vestito da sua eccellenza. Sì. Contento. Qui nella scrivania c'è tutto quello che vi occorre. Sì. Carta, penna e calamaio. Carta, penna? E calamaio. Che gli devo fare una salsetta di inchiostro. Che mangia le seppie in umido e... Ma di cosa vi stupite? Ma volete o non volete occupare il posto di segretario? Di segretario? Ma sì, ma non vi ho forse detto che madamigella Elisa vi ha tanto e tanto raccomandato? Ma come segretario? Naturale! Ma no! Ma sì! Ma va! Come va? Ebbene, io per questo sì, dico... No, non celiate. Sarete contento, spero. Sì, pensate, sì. Domani andremo tutti, partiremo per la Danimarca. Danimarca? Se non ci sono mai stati in Danimarca, ci vado... Da resto, la signorina Elisa, quella lì, 5.000 franchi al mese sono abbastanza, la cosa di... Senta, io non so niente, Io accetto. Molto e molto bene. Eh? Adesso vi condurrò a vedere il vostro appartamento. È là in fondo. Appartamento? Sì. L'appartamento è tutto per me. Naturale. Sul serio? Sì. Non è poi che io devo dormire anche nella camera dove dorme Sua Eccellenza? Ma cosa dite? Tutto per voi, là in fondo, Troverete vestiti, giacche, giubbe. No, dove andate? Dove andate? Ma no, dritto. Da quella parte c'è la cucina. Ah, l'istinto! Potenza delle raccomandazioni. Io poi vorrei sapere cosa ha spinto madamigella Elisa a interessarsi tanto di un tipo così strano. Dunque, riepilogando, tutto è a posto? Ah no, manca il cuoco. Beh, quando verrà il raccomandato del signor Visconte di Savecour, vaglieremo, sentiremo. Ah, e poi. L'intendente di cui Elisa mi ha parlato. Permesso? Sì, avanti, chi è? Buongiorno. Buongiorno.
desiderate. Ecco, io mi chiamo Duval e vengo per il posto. Per il posto? Ah, sì. Mi dispiace, sono dolente, dispiacente, ma abbiamo già un candidato fortemente raccomandato, quindi... Oh, vi prego, signore, assumetemi, perché anch'io ho i miei protettori. Sì, il marchese di Limoges, il duca di Valmont. Scusate, guardate, leggete questo biglietto, prego. Duca di Valmont? Sì. Lo conosco perfettamente. Ah, bene. Un ardito mangiatore. Me lo ricordo spesso a tavola di sua eccellenza. Una volta di un cervo non lasciò che le corna. Sentiamo cosa dice. Il latore di questa lettera è un giovine che merita tutta la mia fiducia e ve lo raccomando. No, giovanotto, andiamo male. Io sono fra l'incudine e il martello. Ma pensate, se assumo voi, cosa ne faccio del raccomandato del signor Visconte di Savecourt? Mio padre! Che significa? Signore, sì. Io vi supplico, abbiate considerazione della raccomandazione del signor Duca. Se ne servisse un'altra... Un'altra? Eccola. Oh, non posso! Vi prego! Grazie. Certo che con una raccomandazione come questa vi posso assumere liberamente. Ah, bene. Dunque vi condurrò alla dispensa. No, no, signore, io non ho fame. Ma che c'entra? Si tratta della vostra, ma della fame di Sua Eccellenza. Dovrete preparare la colazione per 4 commensali. Dunque, riepilogando, per Sua Eccellenza, la figlia, il visconte e il segretario. Il segretario? Ah sì, il nuovo segretario, quello che abbiamo assunto poco fa. Sono arrivato troppo tardi. Scusate, io allora per quale mansione sono stato assunto? Oh, bella, per il capocuoco che ci manca. Cuoco? Sì, ma perché? No, io credevo... Come, non volete accettare? Oh, sì, certo. Ah. Oh, dolce Lisa, mi amerai ugualmente come cuoco. Presto, la cioccolata per la signorina Elisa. Ah, sì, preparate tutto alla corrente, portatelo qui. Sì, allora, sì. Animo, coraggio, eh? Preparate la colazione per Madamigella e portategliela. Portargliela? Ah, sì, no. Con piacere. Signor Antonio, Sua Eccellenza desidera che il nuovo segretario svolga questo rapporto. Sì, sta bene, andate pure. Il nuovo segretario era da queste parti, dove è andato? Ah, eccolo qui, il nuovo segretario. Oh, che razza di tipo! Sì. Chi è quel tiziano? Questo è il nuovo cuoco. Il cuoco? Sì. Oh, caro, come va? Tanto buongiorno. Piacere. Ah, che mi fa piacere. Grazie. Tra noi... Certo. Sì, faccia intelligente. Naturale. Si chiama Duval. Come Margherita Boutier. Chi è? La signora dei camelli, lei, lui... No, chiedo scusa. Quello è Armando Duval. Sì. Io sono Alfonso Duval. Duval. Hai fatto il cuoco. Ciao. Strano. Cosa c'è? Non puzza di cipolla. Ebbene? Un cuoco che si rispetti deve puzzare di cipolla, altrimenti non vale niente. Ma è perché io mi lavo. Male. Lavarsi fa malissimo. Un cuoco che si lava è segno che è sporco. Un cuoco pulito non ha bisogno di lavarsi. Questo non va mica. Ui, prima di pigliare uno e affidargli un posto così importante bisogna sapere bene, Perché, ui, bisogna mica vedere uno che si lava lì. Ma che neanche di aglio, ma che niente. Ma no, vi giuro, signore, che io sono bravo e coscienzioso. Sì. Ho servito in molte case importanti. Importanti? Sì. Case dove si mangia molto bene, sì. Ma certo, signore, in 2 case ministeriali. Sì, ho capito. Ma però bisogna fare qualche domandina, vedere se questo qua è bravo, E non vogliamo mica portarlo giù in Danimarca così. Danimarca? Danimarca. Danimarca. Sì, non lo possiamo mica portare lui, altrimenti certo. Uno ne prenderebbe uno là. Prenderebbe un danimarchese e non c'è mai bisogno di contare lui. Danese. No, i danesi sono i cani. Ma che c'entra? Anche i nativi di Danimarca si chiamano danesi. Come i danesi? I nativi di Danimarca si chiamano danesi? Si chiamano danesi. E quelli norvegesi? Norvegesi? Quelli della Norvegia? Norvegesi. I cani si chiamano norvegesi. Ma che c'entra? Ma se un cane è danese, rimane danese anche in Norvegia. Non gli danno la cittadinanza, insomma. Non gli danno la cittadinanza. Ma no, qui si parla di razza, di razza. Ci sono i cani di razza danese, i cani mastini, i fox terrier, gli alani. Sì, i cani da tartufo. I cani da tartufo. Lei è... Io... Mai stato invitato a Alba, lei no, mai. No, dico, io dicevo... Mia zia c'ha un soriano. Ah no, quello è un gatto. Direi. Sì. No, è soriano sul micino. Mi dico, no, è... Allora,
facciamo qualche domandina, eh? Beh, dite un po', sappiamo fare il fegato alla veneziana? Il fegato alla veneziana? Sì, sì. Il fegato alla veneziana Si fa? Non lo so. Sì, va bene, signor segretario, ma questo è un piatto straniero. Cuoco che si rispetti deve sapere fare da mangiare in tutte le lingue, salmistrate, per giusto, carità. Giusto, ben detto, bravo. E allora avanti, su, rispondete. Guardate che se non sapete rispondere, il posto è vacilla, eh? No, vi prego, lo so. Dunque, il fegato alla veneziana si fa così. Si fa. Ecco, si prende il fegato. Si prende il fegato. Si accende il fuoco. Se uno le piace il fegato, prende il fegato. No, si prende se il fegato. Se no uno prende un agnello arrosto, diciamo, fa un agnello. No, ma in questo caso si prende un il fegato. Cosciotto d'agnello, sì. Vabbè, è ovvio. Stiamo parlando del fegato. A me che non piace il fegato prenderei per esempio l'agnello arrosto. Sì, è buono l'agnello arrosto. Sì, si prende il fegato. Lei piglia il fegato. Si prende il fegato. Sì. Si accende il fuoco. Sì. Ecco, si accende il fuoco. Poi si spegne. E poi si spegne. Questo non sa fare niente, bisogna cacciarlo via, eh? Ho già capito. Allora, ehi, si piglia il fuoco. Adesso vi spiego io. Per fare il fegato alla Veneta si deve fare una cosa. Sì. Bisogna andare a Venezia a comprare il fegato. Sì. Va bene? Sì. Poi quando si ritorna da Venezia si piglia il fegato. E lo si mette in padella. No, si butta via perché durante il viaggio è andata male, quindi non serve. E se ne compra dell'altro. Nel frattempo uno fa un bel battuto di cipolle, carote, aglio, prezzemolo e formaggio gorgonzola. Gorgonzola? Sicuro? Io lo facevo così. Cioè, lo facevano così anche dal barone De Montel. Ah, quello che è morto 3 mesi fa. Sì, per avvelenamento gastrico, vi ringrazio. Dunque, oi. E i merluzzi? Eh? I merluzzi allo spiedo, come si fa? Non lo so. I merluzzi? I merluzzi allo spiedo, sì, come sì, si fa? Sì, sì, i merluzzi allo spiedo. Ecco, I merluzzi allo spiedo. Si prende lo spiedo. Si prende lo spiedo. E lo si dà in testa. E caschi per te. Non lo so. Ho capito. Ma no, lo so. Pazienza. I merluzzi allo spiedo. Mi spiego i merluzzi allo spiedo. Per fare i merluzzi allo spiedo bisogna andare in cerca di un nido di merli sopra un albero. Sì, eh? Sì. Poi si pigliano i piccoli, che sarebbero i merluzzi, e si mettono da una parte. Si mettono da una parte. Intanto si fa un bel battuto di cipolle, carote, aglio e prezzemolo e un pochino di formaggio gorgonzola. Eh? Se nel frattempo il gatto si è mangiato i merluzzi, allora si piglia il gatto, si fa lui allo spiedo. Ah, ho capito, signore! Non vogliamo mica lasciare la gente senza mangiare. Certo, signore! Sì, sì, il gatto allo spiedo! Ne ho mangiati tanti io, cioè. Dica, dite... Allora, momento. Vediamo un po' una, questo è importante. Sì. La torta di fragole alla panna, come si fa? La torta? Ecco, lei la lo sa. La torta di fragole alla panna. La torta di fragole con panna. È la cosa più importante di un cuoco. Per essere preso in ben volere una famiglia bisogna sempre fare la torta di fragole con panna. Sì, se il signore me la rammenta io sarò certamente in grado di poterla fare. La torta di fragole con panna, la caro mio. Sai se uno si... Dunque, si piglia la torta di... Si fa la fragola con la... La torta di fragole con panna. Ti do un tortiglione, stai bravo. Adesso vi spiego. Sì. Dunque, per fare la torta di fragole con panna si prende una bella catinella di fragole, eh? Quelle belle fragolone, dai. Per favore, tenga la catinella un momentino che le voglio spiegare. Prego. Poi si prende un bel secchione di panna montata e si mette lì. Prego. Qui c'è il tavolo. Dunque, qui abbiamo già le fragole e la panna. Sì. Manca la torta. Allora cosa si fa? Prima di tutto si fa un bel battuto di cipolla, carote, aglio e prezzemolo. E un cincinino di formaggio gorgonzola. Poi cosa si fa? Si prende un po' di sale, pepe, che cascano le fragole. Che tiene su le fragole, costano così care. Lui le tiene tutte, lei tenga bene la panna così. Allora si prende un po' di bollito, di baccalà bollito, si mette un po' sopra perché gli dà un po' di... Baccalà? Baccalà bollito. Baccalà? Bel pezzo di... Baccalà. Poi si pigliano le fragole e si mettono giù, dentro, Poi si gira bene, con la forchetta, si ha. Poi si piglia la panna, si alza la panna, poi si mette qualche frutto di mare, così, due citriolini, peperoncino, e si porta a tavola. Si porta lì a tavola, e lì, se qualcheduno la vuole. Certo che... Poi qualcheduno che l'assaggia si trova sempre, eh? Non è? Certo. Beh, allora
Allora vedremo, signor cuoco, quello che sarà capace di fare. Certo, signore. Brava, appoggiate qui. E allora, forza, coraggio, bisogna preparare la cioccolata per Madamigella. Benissimo, signore. In quanto a voi, dovete scrivere immediatamente questo rapporto per ordine di Sua Eccellenza. Lui vuole conoscere la fertilità del vostro ingegno, quindi coraggio, animo, fate bella figura. Signori, con permesso, lascio ognuno ai suoi studi, eh? Ecco fatto. Come si fa un rapporto scritto, signor segretario? Ma io faccio presto. Faccio un bel battuto di cipolla, carote e aglio. Prezzemolo! Prezzemolo! E formaggio gorgonzola. Ecco bene, lì c'è lo scrittoio, coraggio, lavorate. Ecco, e lì c'è la cioccolata, coraggio, fate la cioccolata. Oddio, maledizione, io ho bevuto mille volte la cioccolata senza mai pensare alla maniera come si prepara. Vediamo un po'. Ma io, se si tratta di fare la firma, la so fare benissimo. Che ci vuole? Si fa una croce. Oh, è il resto che non mi viene. Ah, sì, forse bisogna raschiare il cioccolato col coltello. Ecco così. Numero del protocollo. Numero del protocollo. Sedici e mezzo. È un po' largo, è un po' largo, ma io lo metto lo stesso. 16 e mezzo. Ehi! Eh? Ehi! Non si fa mica così la cioccolata! Ah no, eh? Eh no, prima ci vuole un bel battuto. No, scusate. Sì. Facciamo una cosa. Io magari faccio io, mi preparo io la cioccolata, che sì. Intanto prima di tutto la cioccolata non va mica grattata, ma va tagliata a pezzettini, poi buttata dentro la cioccolataia, sì. Poi versato il latte bollente, sì. E poi girarlo finché viene sulla schiuma. Ah. Così si chiama cioccolata all'italiana. Cioccolata all'italiana. Ecco. Ecco. Io faccio la cioccolata. Sì. E voi vedete se siete capaci di finirmi il rapporto. Ma con piacere. Bravo. Ma, momento, ma come finirlo? Qui non c'è scritto niente. Non c'è scritto niente? No. Ah, cominciatelo. Ah, bene. Che vedo? Io figlio. E sembra occupato a scrivere. Ah, il signor intendente non mi ha dato retta. Benissimo. Adesso la vedremo, signor segretario. Vi accomodo io. Vado a riferire tutto all'ambasciatore. Ogni giovinezza! Serie, speriamo che ce n'abbiano molti. Thank you.
cioccolata è fatta. Ho fatto una cioccolata. Voi avete finito? Sì, 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 anch'io, anch'io. Mi mancano due parole e poi ho finito. Sì. Questo rapporto non inizia, la cosa più facile di questo mondo. Grazie. Ecco qui il vostro rapporto. Ed ecco lì la vostra cioccolata. Ah, bene, bene. Chi mangia, chi beve quella cioccolata. Guardate che chi campa, campa, c'è, chi, beve, chi beve quella... Sì. Chi? Io non lo so chi la beve, eh. Oh, finalmente potrò parlare così alla mia dolce Lisa. Allora, forza, animo, è pronta questa cioccolata? Portatela a Madamigella. Corro, signore, vado. Bravo, andate, andate. E voi avete finito il rapporto? Sì, un'inezia. Voleva neanche la pena di farlo. Infatti, chi l'ha fatto? Fate vedere, molto molto bene. Sì. Allora lo farò vedere immediatamente a Sua Eccellenza, sì, che sta venendo qui col Visconte. Molto bene. Col Visconte di Saver... Sì. Posso mica stare... No, fermatevi! No, fra me e lui... Vi presenterò? No, fra me e lui c'è stato l'affare dei sigari. Già, li fumavate i suoi sigari? Sì, e gli mettevo le cicche accese sotto il cuscino, non voglio mica tagliare. Va bene. Sì, caro mio, ti dico che l'ho visto io stesso poco fa. Ah, tanto cielo, tuo figlio Alfonso pretentarti in casa mia travestito. Proprio così. Ma e quale trattata la cagione di questo trattagemma? La conosco io la cagione. Sì? È innamorato di tua figlia, si sono conosciuti in Sassonia dove lui aveva un ottimo impiego. In Sassonia? È vero! Sì, perché mia figlia Elita è stata là un mete da una tua zia. La mia zia? No, tua zia, tua zia. Tua zia? Tua di lei. Ma sì, capiti? Insomma, quei demoni si sono innamorati senza il nostro permesso. Capitellina, questa supera ogni limite, caro mio. No, qui bisogna fare qualcosa. Antonio. Sì, Eccellenza, comandi. Avete attunto il nuovo segretario? Sì, certamente, ha già steso il rapporto che voi gli avevate ordinato, ecco. Ah, sì, conosci questa calligrafia, questa scrittura? Se la conosco, è la sua scrittura. La tua. E cos'è che vi ha mosso, Antonio, ad assumere questo segretario? Eccellenza, non so se ho fatto bene o male, ma vostra figlia, Madamigella Elisa, me lo ha caldamente raccomandato. È stata lei, mia figlia? Tutto chiaro, È stata lei, Dalla fracchetta! Che bel imbusto! Senti, ma mi pare che noi, per essere dei buoni padri, dovremmo pure arrabbiarti, no? Ah, già, arrabbiamoci allora. Sai che ti dico? Noi dobbiamo unirle a tieni, E poi dargli una bella punizione. Un castigo severo! Sì, severissimo! Sì, dobbiamo farli potare. Andate pure, Antonio. E siete ben felicissimo, figurati. Sì, ma volevo avvisare una cosa. Non verrà qui. Finché il signor Visconte non è uscito, non intende parlare con lui. Non credo bene, però vorrei dirgli le quattro. No, tu mi fai il tanto piacere, ha detto vai in giardino e vai a fare quattro patti. Sì, vai a patteggiare, lascia a fare a te, guarda. Vai dai piumbelli, c'è il tale, c'è tangente. Là vicino al laghetto e ci sono i pettinotti. Sì. Ah, fate un po' venire questo segretario, lo voglio dire. Immediatamente, eccellenza. Bella chiaretta di concetti, sì, scrive benissimo e a tagli truito. Ho piacere che il mio futuro genero sia un uomo di merito, un uomo che sa il fatto tuo. Benissimo. E cos'è questa roba? Giorno, che... ho chiamato, sono arrivato. Voi? Sì, signore. Qui hanno uno strano modo di vedere e guardare. Sì? Sì. 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 Finita la quadriglia. Sicché il segretario sarete voi tetto. Ho detto sicché il nuovo segretario sarete voi tetto. Ma come parla questo qua? Oh, dico, ma siete tordo? Perdice. No, dico, sono... non ho... Insomma, occhietto. Io, occhietto. Voi avete fatto l'occhietto? No, occhietto! Non capite! Ho domandato! Il segretario siete voi tetto? Tetto? Che sì. Si è rotto il tetto? Devo aggiustare il tetto? No, fatelo spiritoto! Spiritoto? Cosa ha detto? E non vi permetto di prendere in giro per questo piccolo difetto di pronuncia. È un difetto di pronuncia? Sì. Accidenti, gli manca tutte le lettere dell'alfabeto questo. Dunque, allora, voi... Cosa c'è? Quanti paio di baffi che c'ha? Chi baffi? Cosa dite? No, dico, guardavo... Non prendete tanta confidenza e rispondete. Dico, voi, il segretario, siete voi tetto e voi rispondete ti? 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 Mi? A ti? Ma come mi a ti?
Ti o no, insomma? Ti. No, no, sì. Ah, ho letto il vostro rapporto. È scritto benissimo. Bravo. Avete fatto una bella cosa. È scritto bene. Titi? È scritto bene. Sì. L'ho fatto così, sa come... La sciocchezza, così. Un po' di carote e cipolle per sé. E ti dà delle arie il signorino. Tu, tedete. Ah? Prendete una teglia, tedete. Ah, tedete. Sì, scusate. Ditemi un po', sì. Signor segretario, siete stato in Tattonia? Dove? Ho detto siete stato in Tattonia? Cos'è sta Tattonia? Tattonia, sì. Oh, non fate finta di non capire. No, io non capisco proprio sul serio, Voi siete stato un anno in Tattonia mentre io ero contole a Tattari. Mentre voi eravate? Sì, contole a Tattari, Sardegna. Contole a Tattari in Sardegna. Mi assale un dubbio. Non vorrei dire. Dite. Ma Tattari in Sardegna non sarebbe per ca... Io lo dico, se va. Non sarebbe Sassari in Sardegna? Ma ti! Ah, ecco, adesso rimane da scoprire dov'è la Tattonia, poi siamo a posto. Dunque, volete di grazia darmi una risposta? Dunque, siete stato un anno in Tattonia? Sua eccellenza chiede, siete stato un anno in Sassonia? Sì, ecco, un anno in Tattonia. Cos'è? E là non avete conosciuto una damigella alta, non troppo gratta? Non gratta? No, non so. Cosa vuole? Una bella ragazza con i capelli rotti. Sì, è mia figlia. Sì? Sì, Elita. Cosa c'ha questo qua che due ore che mi fa così con la lettera e non... Datela qua, se vuole. Razza di cretino. Lettera? C'ha una lettera. E per chi è quella lettera? Rispondete! Di chi è? Ecco, non so se faccio bene o male, eccellenza, ma Madamigella Elisa mi ha pregato di consegnare al nuovo segretario questa lettera di nascosto. Di nascosto! Porca miteria! Andate, Antonio, andate, non ho bisogno di voi. Vado. Capiterina! Deve essere vicino alla Tattonia. Rubacuori! A Tattino! questa è una vera lettera d'amore, Come la mettiamo? Scusate, Celeste, ma io vostra figlia non l'ho mica mai vista. Non la conosco, vi giuro. Mi avrà visto lei delle volte così, non so, la domenica, magari avevo il vestito della domenica, magari avevo fatto il bagno, non so, così, ma... Tutu, andiamo! Tutu? Tu! Ci diamo del tu? Ma mia figlia è morta! Io accontento alle nozze! Alle nozze? Sì! Giù, avanti, scrivete subito una lettera a vostro padre e chiedete perdono per la marachella che avete fatto ed egli vi aprirà le braccia così come faccio io. Tiglio mio! Papà! Sì! Ah! Papà! Titi! Donno commotto! Oh, caro! Tu, scrivete subito, Oh, matrimonio immediato! Sì. E poi viaggio di nozze a Tattari. In Sardegna, sì. Scrivete la lettera a vostro padre. E fra poco torno io a prenderla. La voglio consegnare io tetto. Scrivete subito, Mi raccomando. A Tattino. Io la lettera non la scrivo. Prima di tutto, perché non so scrivere. Allora hai capito, Alessio? Vai subito dalla modista, poi passerai dalla sarta. Va bene. La figlia di sua eccellenza, quella che si è invaghita di me. Signore, desiderate? Oh, vaga donzella! Che cosa bella! Cosa mi prende? Vaga donzella! Ma che dite che vi prende? Un colpo di sole. Questa fa finta di non conoscermi, Non mi conosce la puledrina. Uè, bel supplì! Ma cosa dite? Non sapete? Non vi ricordate la lettera del segretario in Tattonia? Oh, Dio mio, egli sa tutto! Sì, e non vi sentite il cuore a polpettare vedendo me, così dice vostro padre, io non lo so. Per carità, signore, fate che mio padre non lo sappia! No, lui sa già tutto.
sa già tutto e acconsente. Acconsente? A che cosa? O in Genova, alle nozzole! Imeneo, Imeneo, sposalizio! Oh, signore, qui ci deve essere un equivoco! Del resto è mica colpa vostra, poverina, se voi spasimate per il mio individuo non è colpa vostra! Io innamorata di voi! Lo dico per... Come ridete bene! Sapete che il riso abbonda nelle risaie di Vercelli, sì! Capita, capita, delle volte uno vede uno per la prima volta. Cioè, uno si innamora così fulmine è temporale che non arrivano mai, fa un caldo che non vi dico. Ecco, Elisa. Signore. Elisa. Signore. Io parlo perché vostro padre mi ha detto di parlare. Parlate. Guardatemi negli occhi. Elisa, non leggete amore, porco Giuda. Com'è divertente. Ehi, c'ho lo sguardo proibito, non posso mica camminare per la strada che le donne cascano per terra come zanzare. Paese mio, le donne si strappavano tutti i capelli per me. E perché non tornate al vostro paese? Non mi piacciono le donne calve, io sono tipo così, non faccio per farlo. Elisa, signore, andiamo a Tattari. Sassari. Presto, sua eccellenza mi aspetta, correte. Oddio, quello vuole la lettera, vuole che io scriva. Scusate, se infilo la porta della cucina faccio un battuto con una forma di gorgonzola. Ah, quello è il segretario, Bene, bravo, è così che tenete conto delle mie raccomandazioni. Ma... Ve ne farò pentire. Ma damigella, sentite... ma insomma è sempre così. Mandano biglietti, combinano pasticci. E poi la colpa di chi è? Del povero intendente. Sì, uffa. Voglio vedere se io ci vado. Chi è? Oh, bravo, finalmente siete qui. Dove siete stato finora? No, state zitto, una rabbia addosso. Perché? Avevo portato la cioccolata a madamigella. Ma sulla porta una cameriera me l'ha tolta di mano e non mi ha lasciato entrare. Ma naturale, ma cosa volevate entrare? Nella camera di madamigella? Beh, orsù, adesso bisogna pensare ad altro. Dovete far sfoggio della vostra capacità. Presto ci sarà un pranzo di nozze. Un pranzo di nozze? Sì, fra madamigella e il segretario. Quello che vi ho presentato, sapete? Come? Sì, che poi non è il segretario, ma è uno spasimante travestito. Uno spasimante travestito? Sì. Allora mi ha dunque ingannata a tal segno, ma io l'ho ucciso. Cosa? Anzi, l'ho ucciso. No, momento. Anzi, li uccido. Mio padre. Mio figlio. Suo padre, suo figlio. Stavolta non mi sfuggirai. E se Conte ha perdonato, io non dimentico il tuo modo di agire indegno di un figlio. Padre, che dite? Il Conte ha perdonato? Sì, ha perdonato e acconsente alle nozze. Oh, grazie. Voilà. Io accontento un bel ficotecco. Tu stesso l'hai detto poco fa. Ah, sì? Ah, perché non lo conoscevo. Ma quando ho visto che non sa nemmeno scrivere una lettera, l'ho cacciato via. Cacciato via? Chi? Lo sei qui? Chi? Lui. Già. Lui chi sarebbe? Lui. Ma scusa, tu quanti figli hai? Questo è il mio unico figlio che ama, riamato, la tua unica figlia. No. Alfonso! Non è... Elisa! Amore! Cara! Ma allora chi era quello che ha parlato con me prima? Ma uno spasimante travestito! No! Ma forse è un intrigante che voleva scoprire i segreti di Stato! Ma bisogna raggiungerlo, prego! Ah, eccolo! Andiamo! È lui! Sì, eccolo qui! Sì, è proprio lui! Quel maccazzone! È lui! Il mio poco supplé che avevo licenziato! Gianni! Gianni! Prendete costui a bastonate! Subito! Momento, signor Tattari! Guardate che sono successi tanti pasticcetti e imbrogliucci di cui io non ne ho nessuna colpa! Oh, denti, denti! Tortite subito dalla mia cata! Ma prima di tortire vi prego di assaggiare la torta di fragole con panna che ho fatto io! Per vostra nonna io non attaggio nulla! E attaggiatela! Vi dico che non attaggio! E attaggiatela! Quando dico che non attaggio, non attaggio! E attaggiatela! Non attaggio! No! Dai! No! Sono sicura che quando l'avrete assaggiata mi assumerete al vostro servizio. Insomma, Antonio, accompagnate con tutti alla porta! Subito, andiamo! Andiamo! Presto! Cos'è papà? Papà, ma cosa è successo? Papà! Ma cosa è successo? Guarda di parte! Ma che ti è partito? Non si vedo più! Non si vede! Cosa mi fa? Una passata fuori! Cosa fa? Ma cosa mi fate? È buona!
Buone i baffi! L'ho attagliata! Quanto è buona, vi attumo! Avete sentito? Vi assume! Come barbiere! Ma no, come capo cuoco! Cuoco! Siete contento? Sì, ma sarei ancora più contento se riuscirò ad ottenere... Che cosa? Il perdono e l'applauso di questo rispettabile. Thank you.